come interpretano questa gara. Coach Restivo sicuramente, come dicevi tu, che deve gestire anche i carichi di lavoro, visto che Jones in ala contro Landi, tenta uno step back che non trova soluzione. Razza taglia canestro, Barca Markic che tenta di barrare la strada a Garriker, che lei attacca uno contro uno, però bene fino in fondo e trova per Brixia. Garriker di nuovo attacca uno contro uno, forza un po' il tiro, ma bene l'appoggio contro uno per deviare la palla a Katmarkic. La palla finisce nelle mani di Olinshev, che però sbaglia il tiro, concede il rimbalzo ancora a Joe. Tenta di spingere in transizione con questo arresto e tiro da tre punti. Eccolo, il eccolo. Suo questo il suo qui. Masoni anche nella recente convocazione nazionale quest'estate ha dimostrato di essere un ottimo difensore. Attenzione qua, che con Carangelo difesa bene da Ramona Tomasoni, che c'è un cambio adesso con Skoric che va ottimo anche il lato debole, ma più brava però più dell'ultima partita a casalinga con Ragusa. Tantissime palle perse per Brixia e ancora da tre punti Tassinari gioca il pick and roll con Bot, attacca uno contro uno, Carlotta Zanardi scarica corto per Bot che appoggia bene, terzo tempo all'ex giocatrice azzurra, si va adesso spalla canestro della stessa Sara Bot che si atto, che però non è stato ritenuto falloso da parte degli arbitri. Ora Gari che esce da questo blocco. Ancora possibilità di transizione per Brescia, che deve riuscire a trovare soluzioni facili. Transizione, c'è il tiro da tre punti di Garrick che va a segno. Ribalta per Olinshed che cerca spalla canestro, razza, difesa però da Garrick che va fuori con lo scarico per Togliani che tira da tre punti, difesa questa volta da Sara Crudo. Si va per Ramona Tomasoni da tre punti e trova il canestro di Maya Skoric che scarica in punta per Garrick che da sola sbaglia canestro, ma c'è il rimbalzo di Ramona Tomasoni, Carlotta Zanardi ancora uno contro uno, difesa da nessuno, va in terzo tempo da a perdere il pallone questa volta, c'è il tentativo di contropiede per Anna Togliani che va ad appoggiare in terzo tempo e bene Tassinari da tre punti in semitransizione si è sbloccato, è di Brixia che va in uno contro uno con Arianna Landi che però ancora una volta cerca più il fallo che il canestro e concede spalla canestro contro Skoric, il taglio di Togliani che cerca l'appoggio, lo trova bene a 30, ci sarà quindi la possibilità di ancora due possessi per Sassari. Siamo nell'ultimo minuto di gioco. Olinshed da tre punti, trova il tiro che non va, ci sono ancora 4 secondi e ottimo il contropiede di Sass. La destinataria del passaggio è stata sanzionata con questa infrazione per secondi. Intanto c'è lo stagger per Garrick fronteggiata da Razza che attacca uno contro uno, c'è il backdoor di Maya Skoric, benissimo visto, rischioso in contropiede di Luca con che si trova Skoric, adesso si va di nuovo con calma da Zanardi che sul meno 4 ha la possibilità ancora una volta di trovare un ottimo canestro per cercare l'accorcio. Palleggio resto e tiro di Carlotta Zanardi che cerca una soluzione offensiva, tutti i passaggi sembrano essere negati, adesso c'è il palleggio resto e tiro di Carangelo e il rimbalzo offensivo di Katmarčík, ottimo lato con Skoric, gioca il pick and roll, tenta lo split ma c'è un palleggio sul piede, quindi contropiede ancora per Razza che va facilmente appoggiato con l'uno contro uno di Skoric, cerca spalla canestro, no, va con il tiro da tre punti che sei tutto da una giocatrice come Maya Skoric che sicuramente non fa dei ecco, in questo subito caso, zittisce Olinshed esatto, che dopo un'ottima difensivo, dopo esatto. Un'ottima difesa fa anche male all'emotività. Anna Togliani da tre punti. Cosa ancora ti dicevo? Adesso che passa ancora per le mani di Carlotta Zanardi che gioca il pick and roll con Sara Bot, c'è lo scarico adesso per Ramona Tomasoni che ribalta al lato per Garrick, che adesso deve attaccare uno contro uno contro Sara Crudo, forza l'uno contro uno ma un ottimo canestro alzando, va azione offensiva per Brescia per Sassari scusate. Sara Crudo adesso uno contro uno contro Tassinari, l'apertura per Olinshed che tira da tre punti in faccia a piedi, quindi ha avuto un'uscita abbastanza lenta su questo tiro, ma c'è un'altra e c'è ancora subito Carangelo pronta ad attaccare forte, il taglio dentro l'area per Toffolo che va ad appoggiare per Brescia per cercare di negare le linee di penetrazione ed essere aggressive sul pallone. Olinshed va per Carangelo da tre punti lontanissimo, così è chiaramente anche psicologicamente è difficile da sostenere. Intanto Luca 5 minuti e mezzo alla fine della partita, si va da Razza in angolo da tre punti, ancora avere perso il brio per cercare di ricucire lo svantaggio. Carlotta Zanardi adesso però bene con Brescia, transizione offensiva di Brixia che trova il canestro da tre punti di Garrick, un ulteriore possesso a Sassari per poter allungare il divario.
c'è lo step back della playmaker sarda. Carlotta Zanardi ancora col pick and roll con Luca, c'è il ribaltamento nelle mani di Tassinari che attacca uno contro uno con Sara Crudo fino in fondo, va con il quello dei 24 secondi per le giocatrici di coach Restivo. Razza. C'è un, quasi un recupero, però finisce la palla nelle mani di Sara Brescia che è ancora ferma 4 in un periodo di difficoltà.